Soprannominato l'arcitaliano italiano per via della sua diplopia politica, Curzio Malaparte, al secolo Kurt Heinrich Zucker, si segnala per essere una delle voci italiane più interessanti e innovative dell'intero panorama letterario del Novecento, specialmente il primo. Il suo famoso pseudonimo, adottato a partire dal 1925 e mantenuto gelosamente fino alla sua triste e sofferta dipartita, altro non è che un'ingegnosa paronomasia, un irriverente giude ridiano di ispirazione napoleonica, basato appunto sulla manipolazione del cognome Bonaparte. Figura alquanto controversa, contraddittoria, spesso addirittura scomoda e dissacrante, colpevole di attirare su di sé l'ira funesta della stampa e di numerosi rivali, tra questi il suo più acerrimo nemico, la sua unica nemesi letteraria, il giornalista Indro Montanelli. Polemico, altezzoso, snob, ma altrettanto capace all'occorrenza di prodursi in acrobazie letterarie di altissimo lirismo prosastico, un autore di rara sensibilità in grado di descrivere con ammirabile e lucida perizia anche le scene più crude e orribili, senza mai però rinunciare alla sua inarrivabile e impareggiabile raffinatezza stilistica. Annoverato tra gli sperimentatori della lingua, insieme all'italiano Gadda e al francese Céline, al quale è stato spesso accostato per le numerose analogie riscontrabili sia sotto il profilo letterario che politico. Camaleontico, prolifico, lo scrittore italo-svizzero oscilla diuturnamente come un pendolo newtoniano tra le varie forme di narrativa e di saggistica, mostrando in entrambe le discipline una spiccata sensibilità autoriale. Del tutto incompreso in Italia e immensamente apprezzato e stimato dalla critica internazionale, specialmente quella francese, la sua fama letteraria potrebbe riassumersi nella seguente locuzione: Nemo, profeta in patria. Un istrione, un egocentrico, un narcisista, sul suo conto è stato detto davvero di tutto. Ai funerali vuole essere il morto, ai matrimoni la sposa. Queste le parole taglienti di Leo Longanesi, suo collega e detrattore. Cinico e meticoloso nell'impostare i suoi romanzi, fedele ad una forma romanzesca apparentemente semplice, a tratti indistinguibile da quella del reportage giornalistico. Malaparte imbastisce fitte trame episodiche, sacrificando la narrazione in favore di descrizioni minuziose, crude e struggenti, il tutto in un'inedita declinazione letteraria della cosiddetta crudeltà artodiana. Tra le sue opere, uno dei romanzi più importanti e riusciti è proprio La pelle, secondo soltanto al suo capolavoro assoluto, Caput, un romanzo ambientato in un campo di detenzione sovietico durante la Seconda Guerra Mondiale. La pelle, invece, ambientato a Napoli durante l'occupazione militare dell'esercito alleato, racconta la corruzione e le condizioni sociali di quegli anni particolarmente difficili per il nostro paese.
Proprio per quell'annosa tendenza a stenografare il parlato in tutte le sue intime imperfezioni e sfaccettature, il romanzo si presta automaticamente all'adattamento cinematografico, in quanto il materiale dialogico rispecchia esattamente i modelli paradigmatici propri dell'immaginario neorealista. Da qui La pelle, il film, regia di Liliana Cavani. Speriamo che sia femmina. Relax! Calma! Calma! Questo non lo voglio qui, portatelo più avanti, eh. Grazie. Forza ragazzi, si parte! Tutti a bordo! Devo dire il fatto. Vogliamo se che fate, il picnic è finito, eh! Date il culo, per su! Forza ragazzi, in piedi, tutti in piedi! Ehi, siete una quinta quadra ragazzi, sembrate dei morti di sonno! Datevi da fare! Andiamo, muoviti! Si parte! Sapete? Questo è il più grande casino di questa sera. Siamo sulle copertine dei giornali. La vecchia America ci guarda. Vecchia America. Avete i nipotini questa giornata. Forza, su. Andiamo, anche voi ragazzi. Ehi, la sua chiave, bellezza, lei. Oh, andiamo in piedi, tutti in riga. Voglio belli impettiti, ragazzi. Coraggio. Roma ci aspetta. Ehi, chi ha preso i nipotini? Ma la tua squadra. Dace, che c'è squadra? Avanti con la cinepresa 1. Capitano. E falla funzionare. Generale, però ce l'abbiamo fatta senza la regina dei cieli. Dove è andata? È tornata in America. Ma la parte? Tu hai il generale qua. Lei è un genio. Mi raccomando, ragazzi. Vado con questo mezzo, colonnello? Sì, sì. Generale House dall'altra parte. Capitano, quella parte è la sua città. Anche lei, capitano. Ah, colonnelli, voi tutti la chiamate. Beh, signore, ci siamo. Bel lavoro, colonnello. Signor generale, posso stringerle la mano? Sic iter ad astra. Cosa? Questa è la via per le stelle. Allora andiamo, tempo sfuggit. Sì, signore. Partenza! Questa è una pagina di storia. Questa è veramente Roma. Sì, è Roma. Io credevo che Roma fosse una città. Padre, lo sai che queste rovine hanno anche più di 2000 anni? Sì, ma noi a Filadelfia abbiamo la campana della libertà. Ma la parte! Domani vedo il Papa. Mi dica una cosa. Qual è il suo sport preferito? Non lo so. Ma forse adesso vorrà giocare a baseball. Molto buona. Avanti, con quelle che le prende, andate in testa la colonna. Sai, in fondo c'è qualcosa di triste anche nella vittoria. Voglio dire,
Ognuno se ne va poi per la sua strada e magari non ci si rivede più. E se ci si rivede, ci si evita. Ma noi due no. Diamoci un appuntamento dopo la fine della guerra. A Capri. Io amo Capri. Lo sai che ho fissato tutto con Maria Concetta? Lei viene a Cleveland con me. Ma prima andiamo a Capri. Uh-huh. Tu non mi credi, di' la verità. Sì che ti credo, Jim. No, tu non mi credi. Vedrai. Torno e me la sposo. Sono sul serio, sì. Bella parte. Cosa sono quei monumenti laggiù? Tombe. Tombe degli antichi nobili romani. Di quale? Quella è del generale Sitta. Quella è di Cicerone. E quella di Giulio Cesare. Ah, Giulio Cesare. E di chi è quell'altra là? Beh, quella generale dove di solito si trovano le puttane. Bob, questo non lo diciamo alla stampa. Naturale. Tedeschi puttoni! La fine la mignonne! Ehi, Malaparte! Che succede? Ci ha presi per tedeschi! Le dica che siamo americani, no? Americani! Americani! Anida! Americani! Siamo americani! Beh, non fate sparire quel cartello, eh! Bob, quel cartello di Roma lo voglio per il mio studio, capito? Siete americani! Arriva! Viva gli americani! Viva! Guarda qui c'è il cinema! E ci chiama Marco! Guarda, saluti l'imperatore! Viva gli americani! Evviva! Guarda, guarda, guarda! Ci stanno buttando cioccolata! Guarda, guarda! Eccola! Marco! Marco! Dio! Dio mio! Dio mio! Dio mio! Fate sgombrare i civili! Che parlare? Niente civili! Indietro! Vai indietro, vai indietro! Fermi, fermi! Niente qui! Niente qui! Le cineprese sulla quinta armata! Riprendete la quinta armata! E tu, gira intorno a quella cosa. Cristo! Generale, c'è stato un incidente, ma adesso si prosegue. Autista, in marcia! Dobbiamo andare. Mi dispiace molto. Mi dispiace. Meglio che andiamo. Adesso qualcuno ci penserà. Tu vai, Jimmy. Tu hai vinto.